Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo appuntamento a Pokémon versione EarthGold. Siamo qui a Fucsiapoli. Nella scorsa puntata abbiamo raggiunto questa nuova città e oggi la esploreremo ed entreremo anche nella nuova palestra. È da un po' che non andiamo in una palestra ed è da un po' che non conquistiamo una nuova medaglia, quindi oggi finalmente lotteremo di nuovo per conquistarne una. Allora, iniziamo l'esplorazione di questa città. Scendiamo da questa parte e iniziamo entrando qui. Non abbiamo tante cose da esplorare in effetti, però vediamo un po' in giro cosa c'è. Quando mio nonno ha chiuso la zona safari, ho colto l'occasione per creare un parco amici nella stessa area. A quanto pare la passione di catturare e liberare Pokémon in giro è di famiglia. Ok, noi non andremo al parco amici dato che non ci importa e continuiamo questa nostra esplorazione. Da questa parte c'è per l'appunto il parco amici, però ci sono un paio di persone che potrebbero dirci qualcosa di interessante. Cocce bacche. Ah, io scambio cocci con bacche. Ah, un set di 3 bacche in regalo, eh? Sì, però ti devo dare un coccio. Uno dei super 4 prima era capopalestra a Fucsiapoli. Sì, Koga. Lo sappiamo. Ok, ci manchi solamente tu. La zona safari è stata chiusa per un po'. Ok, l'hanno riaperta a Yoto. Era una particolarità di questa città, perciò un po' mi è dispiaciuto. Ragazzi, vi spoilerò solamente una piccola cosa che faremo subito dopo questa palestra, ovvero andremo di nuovo nella zona safari. Dato che siamo qui a Fucsiapoli, dove è nata la prima zona safari, andiamoci di nuovo questa volta. Perché sì, perché c'è solamente una cosa che dobbiamo fare, che dobbiamo completare, ovvero il nostro team. Nelle ultime puntate vi parlavo di una mia indecisione e finalmente ho capito un po' che cosa potrebbe servirci, quindi dobbiamo per forza andare nella zona safari. Vedremo dopo come riuscire a catturare questo membro, questo Pokémon. Mio nonno è uscito, è a casa di Bill, al promontorio di Celestopoli. Ok, ho visto quegli strani lenti Pokémon alla pista ciclabile. Noi non ci siamo andati e non ci importa per adesso. Quindi ragazzi, abbiamo esplorato un po' questa città che in effetti non ha tantissimo da offrire ormai. Però siamo qui ragazzi e siamo pronti per sfidare Nina, la capopalestra di Fucsiapoli. Già io ne vedo due, in realtà quella vera è solamente una. E in più, come potete vedere, sembra il rumore delle spade laser. Come potete vedere, la palestra rimane intatta rispetto a quella della prima generazione. E infatti anche il percorso è molto molto simile. L'unica differenza, se vi ricordate, nella prima generazione ovviamente non c'erano questi muri invisibili, questi pannelli, ma si poteva capire il percorso da fare attraverso quei puntini bianchi che vedete tra le mattonelle, che praticamente erano leggermente più bianchi per indicare appunto un muro invisibile. Comunque ragazzi, io sono abbastanza sicuro che la vera Nina sia lei, quindi ragazzi, siamo pronti per sfidarla. Parliamo subito con Nina e addentriamoci nella sfida per ottenere una nuova medaglia. Via! Non vorrei deluderti, ma sto scherzando. Sono quella vera, sono Nina di Fucsiapoli. E così parte la sfida contro Nina, la capopalestra, la figlia di Koga, la figlia di un Super 4, che sicuramente potrà dare il filo da torcere con i suoi Pokémon di tipo veleno. Parte con Crobat. In effetti, vagamente lo ricordavo, però noi partiamo con Eruption e andiamo subito di Lava Sbuffo, dai. Super suono di Crobat, potrebbe darci un po' di fastidio. In effetti sui Pokémon sono così, sono fastidiosi, perché possono utilizzare appunto queste mosse che confondono. Però Eruption usa Lava Sbuffo, grande Eruption. E poi possono utilizzare ad esempio Tossina, doppio team. È una tattica un po', come dire, un po' stronzetta, ecco. Andiamo di attacco rapido così cerchiamo di... Ah no, ok, ricarica totale. Pensavo non la usasse sul Crobat. Vabbè, comunque, per giunta è confuso e si colpisce da solo. Grande. Va bene, direi a questo punto che possiamo switchare in Icy Pig, dai. In Icy Pig, perché comunque il gelo schiaccia è super efficace, come la Net con scarica. Però Icy Pig ha bisogno un po' di allenamento, dato che è un livello più basso. Quindi mandiamo lui e utilizziamo gelo schiaccia. Vai, subito, colpisci. Dai. Dai Icy Pig, ce la puoi fare. Vediamo un po' quanto togliamo. Livello 47 questo Crobat e noi 53 con Icy Pig. Togliamo abbastanza, ma... meno male che fallisce. Possiamo andare di gelo schiaccia subito, di priorità, per mandare KO finalmente questo Crobat. E il primo direi che è andato. Me lo confermi? Perfetto, super efficace. E il primo Crobat, il primo Pokémon, ovvero Crobat, è andato. Siamo pronti per sfidare il resto della squadra di Nina. Ok, Shadow piglia un sacco di punti esperienza. Weezing, ok.
per Weezing direi che possiamo andarci di... Dai, utilizziamo Eruption. In effetti ho dimenticato il condivisore esperienza su Shadow. E praticamente sta pigliando un sacco di punti esperienza da qualsiasi lotta, è un livello incredibile. Cerco comunque di mantenere solitamente un team abbastanza omogeneo come livelli, però Eruption, appunto, dato che ha il condivisore esperienza, ne ha guadagnati un sacco. Ora vediamo un attimo, mi ricordo se è 57 forse. Comunque, a questo punto utilizziamo lanciafiamme, perché comunque siamo più veloci di Weezing e non vorrei rischiare con attacco rapido che magari si cura e quindi attacco rapido fa pochissimo, e invece no, quindi ce l'abbiamo fatta. E il secondo è andato, e finora per fortuna non ci ha avvelenati, non ci ha dato tantissimi problemi. Io direi di rimandare Icepig contro Venomoth, perché la net è più lento di Venomoth e quindi potrebbe dare un po' di problemi. Invece con Geloschedge al solito possiamo attaccare per primi. Perfetto, andiamo di Geloschedge e cerchiamo di fargli più danno possibile, perché questo Venomoth ha, come vi dicevo prima, doppio team. Quindi dopo un paio di doppio team potrebbe dar fastidio, perché... Ok. Fango bomba. Aia. Non è molto efficace, eppure ha fatto un sacco di danno. Ok, vai di Geloschedge, per fortuna, come vi dicevo, siamo più veloci, quindi dovremmo riuscire a mandarlo KO. Anche se è proprio al limite. Oh, no, per pochissimo, ragazzi, guardate. No, davvero pochissimo. Non ci posso credere, ora mi fa fangobomba di nuovo. No, non è possibile, Icepig, resisti anche tu con pochissimo. Brutto colpo per giunta, ragazzi, incredibile questo Venomoth. Incredibile, ha resistito con pochissimo, in più mi fa un brutto colpo. Pazzesco, ragazzi, pazzesco. Dai, mandiamo Eruption così ti buttiamo un lanciafiamme che te lo ricorderai fino alla prossima volta che ci vedremo, se ci rivedremo. Ok, finalmente l'abbiamo mandato KO con un piccolo sacrificio, però Icepig, però va bene lo stesso, dai. Ok, anche lui è andato, ora chi rimane? Ariados. Può andare benissimo Eruption. Se non sbaglio, ora gli ultimi due Pokémon di Nina sono per l'appunto Ariados, quindi non dovremmo avere più tanti problemi. Andiamo di lanciafiamme sul primo Ariados. Dai, vediamo. Dai, sì, ce la dovremmo fare. Livello 47, noi 54. Perfetto, anche questo Ariados è andato. Rimane l'ultimo Pokémon. L'ultimo Pokémon che... vediamo se avevo ragione. La prossima scelta sarà Ariados. Ok, perfetto, benissimo Ariados. Per te c'è un altro lanciafiamme. È uno stile di lotta davvero sorprendente. Beh, non è che abbia fatto chissà che. Ho utilizzato solamente Eruption con lanciafiamme e Geloschedge di Icepig. Tu invece con quel Venomoth che ha resistito, ma come ha fatto? L'avevo mandato a vita gialla e poi ha resistito con quanto? Un punto vita. Comunque, vabbè, l'importante è che siamo riusciti finalmente a vincere. Benissimo, come sei forte. Ok, prendiamo un bel po' di soldi e... Oh, in pratica hai battuto Koga di Super 4, ovvero mio padre, per giungere fin qui. Devi essere molto forte. Beh, prendi questa medaglia. Anima, finalmente riceviamo una nuova medaglia da Nina, la capopalestra di Fucsiapoli. Perfetto, sei così forte che voglio darti un dono speciale. È veleno in puntura, un veleno potente che esaurisce progressivamente i PS della vittima. Beh, sì, i veleni solitamente fanno questo. Quindi, bene, mi dovrò impegnare per migliorare le mie capacità. Voglio superare sia mio padre, sia te. Ok, impegnati. Ciao. Noi andiamo perché abbiamo finito. Direi che è abbastanza. Nel frattempo tutte le altre false Nine sono tornate a essere allenatori normali. Ok. Benissimo, siamo pronti per fare un'altra cosa. Baoba, che vuoi? Baoba. Addirittura mi chiami. Ah, sei tu, Freak. Sono Baoba. Sono cambiati un po' i Pokémon che si trovano qui. Area Fiori. Se hai la costanza di continuare a usare gli stessi blocchi nella stessa area, noterai che la specie di Pokémon che ci vivono cambieranno poco a poco. Ma se decidi di cambiare area e poi di ritornare, basterà rimettere i blocchi nella loro posizione. Bla 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 bla. Vabbè, grazie. Tutto questo per dire che sto cercando di fare una cattura abbastanza difficile, che ora vi spiegherò. Perché, ragazzi, è un Pokémon molto molto bello che potrebbe ritornarci molto utile, e quindi voglio farlo adesso, voglio catturarlo adesso, e vi spiegherò anche un po' come si fa, perché è una cattura un po' particolare e cercheremo di riuscirci.
oggi. Quindi dobbiamo andare, dobbiamo tornare indietro, ovvero prendere PJ che, se riusciamo a catturare questo Pokémon, ci saluterà. Dobbiamo andare a Zafferanopoli. Perfetto. Sì ragazzi, l'avevo accennato io un bel po' di puntate fa che mi sembrava leggermente inutile questo PJ, dato che Drake poteva ugualmente imparare volo, quindi non c'era assolutamente bisogno di tenere PJ, e quindi dobbiamo sostituirlo. Quindi andiamo qui, prendiamo il super treno. Perfetto. Perfetto. Ok, prendiamo il super treno velocissimo. Ora dovrebbe andare da solo, perfetto. E dirigiamoci nella zona Safari. Ok ragazzi, vi spiegherò dettagliatamente tutto il procedimento, anche perché, guardate ragazzi, sono sicuro, sicurissimo, che questo è un Pokémon che vi piacerà davvero tanto. E credo proprio che ci servirà nel nostro team. Ok, la musichetta del super treno è fantastica ragazzi. Ok. Siamo tornati a Johto, ragazzi, era da un bel po' che non tornavamo a Johto. Io ci sono tornato per fare una cosa proprio qui al... non qui a Fiordoropoli, ma alla zona Safari. Quindi, perché c'era una cosa addirittura da preparare. Ora, è inutile che ve lo ridico, vi spiegherò tutto. Quindi, andiamo all'ingresso del Safari. E comunque, anche se ho dovuto preparare, diciamo, il terreno, proprio letteralmente... non è detto che spunti subito questo Pokémon, quindi cerchiamo di essere anche fortunati e poi speriamo che non scappi. Perché la cosa brutta della zona Safari è che non si può catturare normalmente con la lotta, indebolire, addormentare o paralizzare e poi dopo lo catturi. Invece no, ci sono le esche, eccetera. E le Safari Ball. Inoltre è un Pokémon che forse già l'avete capito, però è parecchio difficile anche da allenare. Ok, siamo qui. L'area, come potete vedere, è quella fiori. E in più ho dovuto piazzare dei blocchi. Come potete vedere qui, questi blocchi li ho piazzati io. E sono dei blocchi di roccia e dei blocchi di alberi. Come potete vedere sono 3, 6, 9 e 10 di alberi, mentre dovrebbero essere 14 di rocce. Ok, sì, sono 14. Perfetto ragazzi, siamo pronti per entrare e cercare, diciamo, di essere fortunati. Perfetto, primo incontro, vediamo se siamo fortunati. Geodude, diciamo che no, direi che non siamo fortunati per ora. Ok, possiamo fuggire tranquillamente, dato che comunque proprio perché non dobbiamo lottare non pigliamo punti esperienza. E dai dai che siamo fortunati. Nosepass. Diciamo che non lo siamo ancora fortunati. Ok, ritenta, sarai più fortunato. Vediamo adesso. Oh no, Skiploom. Skyplume, non lo so, non so nemmeno il tuo nome, perché non mi va di averti in squadra, ragazzi. Dai ragazzi, l'avete capito anche voi, tutti incrociamo le dita. No, Nuzleaf. Dai, li stiamo beccando tutti. Li stiamo beccando davvero tutti, tranne quello che ci serve. Dai, tutti quanti, incrociamo le dita, incrociate anche le dita anche voi a casa. Dai che ci siamo. Mi sa che tu che stai guardando il video non hai incrociato le dita. Ok, fuggiamo ancora e speriamo ancora, dai, per favore. Ho fatto tutto alla perfezione, dovrebbe riuscire. No. Dai, questa volta, me lo sento, sei tu, forza. Non tu, Nuzleaf, dai. Questa volta è quella buona. Questa volta è quella buona. Sì, come no. Dai, ci siamo quasi, ormai li abbiamo visti troppe volte tutti tranne lui. Non tu, Jigglypuff, anche se tu in effetti non eri mai spuntato, ma no! No, tu no! Skyplume, ho capito che mi vuoi bene, però... lasciami un po' in pace. Dai, sei tu, me lo sento, sei tu. Ma che è un rutto sto verso di Nosepass? Tentativo 2834, ancora nessuna vista del Pokémon che cerchiamo. Un altro rutto mi appare. Premiamo fuga. Dai, ci siamo. Per favore, esci. Sì, eccolo qua. Finalmente, ragazzi. Finalmente, Riolu. Oh, era lui. Ora fugge subito. Dai, vai con la Safari Ball. Dai, entra Riolu. Maschio, livello 46. Uno. Dai, ragazzi. È uscito. Dai, non fuggire, non fuggire, non fuggire. No!
Ti prego, fallo per me, sono diventato vecchio. La cattura più difficile del secolo. Eccolo! Di nuovo tu! Forza! Ragazzi, come potete vedere, ho ancora 29 Safari Ball, quindi è solamente la seconda volta che lo trovo. Quindi per favore, Riolu, entra! Uno, entra! Due, entra! Tre! Sì! Sì, ragazzi, sì! L'ho catturato! Ci ho messo 40 minuti solamente a girare qua intorno. E non ho pensato al soprannome, però... Oh, no. Sì, diamo un soprannome perché l'ho sempre dato, ma... Che soprannome posso dare? Bam! Steel Fox! Che sarebbe a dire... Volpe d'acciaio. Vabbè, non ho trovato niente di meglio e sono anche abbastanza stanco dopo che... Ho cercato questa cattura da tempo in memore. E in più, ragazzi, vi svelo un segreto. Ovviamente, dopo aver catturato il Pokémon, mi si è buggato il gioco e quindi l'ho dovuto rifare la cattura e ricercare. Ma ho fatto tutto off camera e c'è il Pokémon. Quindi forse è a livello 45 questo, ma comunque è identico a quello precedente. Va bene, ora andremo subito a inserirlo in squadra, quindi l'ultima cosa che faremo quest'oggi è inserire questo Steel Fox al posto di PJ e quindi sistemare finalmente la squadra. Come vi dicevo prima, sarà leggermente difficile allenarlo. Eccolo qua, livello infatti 45, se non sbaglio quello di prima era invece 46. Comunque, cosa stavo dicendo? Sì, è abbastanza difficile da allenare perché Riolu si evolve tramite la felicità. E quindi essendo già a livello 45, la felicità aumenta quando si sale di livello. C'è bisogno di parecchi livelli. C'è bisogno anche di camminare. Cercherò di fare tutto off camera e vediamo se riesco a farlo evolvere. Quindi, un'ultima cosa da fare è insegnare a Drake volo, perché altrimenti è incapace di volare. Cosa abbastanza strana. E io sono anche incapace di selezionare le MN. Perfetto. Ok, dov'è volo? Dov'è volo? Trespolo, divieto, spennata. Eccolo qua, volo. Usa. Direi che possiamo togliere attacco d'ala. Possiamo togliere attacco d'ala. Che bello, ora vi immaginate volare sopra la nostra Drake. Va bene, attacco d'ala, perfetto. Dimentica! Con quanta enfasi dimentica? Vabbè, comunque, Drake dimentica l'uso di attacco d'ala e al suo posto impara volo. Quindi ragazzi, possiamo dare ufficialmente il benvenuto al nostro caro amico Steel Fox, che è a livello 45. Vediamo un po' il suo moveset. Finto attacco, contropiede, stridio e copione. Un moveset di cacca. Va bene ragazzi, comunque, cuore deciso aumenta la velocità se il Pokémon Tenten. Va bene, potrebbe anche andar bene. Fatemi sapere nei commenti se vi piace questo nuovo innesto in squadra, se vi piace anche il nome, in caso datemi qualche suggerimento. Se proprio vedo che ci sono, che ne so, dei suggerimenti pazzeschi, potrei anche pensare di cambiare il soprannome. Perché Steel Fox, come avete capito, sono abbastanza stanco da questa cattura e quindi è la cosa migliore che mi è venuta in mente. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like e un bel commento per farmi sapere la vostra. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e seguitemi sulla pagina Facebook, trovate il link in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento sempre qui a Pokémon HeartGold. Ciao a tutti ragazzi.